No, io volevo dire non solo Francesco devi andare lunedì da Fazio. Devi andare anche martedì a X Factor al posto della Tatangelo. Mercoledì nella casa del Grande Fratello. E giovedì da Santoro e cantare la canzone tua nuova, il Bunga Bunga Dance. Sabato dai bambini, quelli bambini nani, quelli chi ce l'ha, coso ce l'ha, Jerry Scotti, dai nani di Jerry Scotti, e domenica giocare anche nella Pistoiese, che tanto secondo me peggio non potrebbe andare. Come no, siamo primi in classifica. Mi sbaglio con la Fiorentina. No, io ho ascoltato tutto da lì. Ma vieni sopra, Sicilia. No, sono già qua. Sono qui all'estrema destra. Visto che non ci sta nessuno. Ah, cioè, là, io pensavo tu fossi... Siamo io e Capezzone. Vieni Capezzone, qua. Vieni fuori. C'hai anche Capezzone tra i tuoi fan, eh? Sa tutta proprio. Ci mancava solo lui. No, in realtà te devi sapere che quel bambino che hai raccontato all'inizio era Capezzone da piccino. È cresciuto rintronato dagli schiaffi che gli ha tirati il babbo, che mai schiaffi sono andati così a buon segno. Qui c'è Capezzone, ma soprattutto dopo andremo a cena e c'è anche Ruby che aspetta, l'ha capita ora quella di Capezzone, l'ha capita. No, niente, per me, io lo dico sempre, io ho una venerazione, non posso parlare perché mi commuovo addirittura a parlare di quest'uomo. Io sto a Guccini come Emilio Fede sta a Berlusconi. La mia mamma, la mia nonna mi regalò, gli ho raccontato mille volte, regalò nel 1975 via Paolo Fabbri 43. Io avevo 10 anni, per cui invece di ascoltare Cristina D'Avena mi innamorai follemente e scappai a 13-14 anni, presi il treno, andai a Bologna in via Paolo Fabbri 43 e gliel'ho sempre raccontato, vidi questa porta verde mi pare e c'era anche la buca delle lettere. E guardai, misi ditino mio per vedere che potevo vedere e c'era un corridoio con poi alla sinistra tutti gli ombrelli e pensai, ve lo giuro, me lo ricordo, pensai, cazzo, piove anche per lui. E me ne ritornai senza suonare, tra l'altro, senza suonare, me ne ritornai con questa certezza in tasca a casa. Doveva venire, hai detto anche Sergio che doveva venire Ceccherini stasera, oggi pomeriggio, però per l'appunto il martedì lui insegna catechismo e insieme a Capezzone va alle cascine dopo la mezzanotte. Grazie Leonardo, tu hai